Cosa c'è, sergente? Io non vedo niente. Siamo alle solite. Dì agli uomini di non fare rumore. Tenente Brand, l'ordine era di prendere quella postazione attaccando dal lato destro. Ciò nonostante ha deciso di fare a modo suo, il che è costato la vita di 11 uomini. Eseguire quell'ordine sarebbe stato un suicidio, capitano. Non rientra nei suoi compiti prendere iniziative. Credevo che a un ufficiale fosse data un po' di elasticità per risolvere certe situazioni. In mancanza di un ordine preciso, sicuro. Non confonda l'elasticità con l'insubordinazione. Ma la postazione giapponese è stata distrutta. Perdendo però 11 uomini. Sono convinto che se avesse eseguito i miei ordini avrebbe risparmiato tempo e vite umane. Mi pare sia il caso di ricordarle che qui sono le mie decisioni le uniche valide. Ah, non dovrebbe arrivare Mahoney. Sì, signore, è in giornata. Bene. Allora possiamo anche dare un'occhiata alla mappa. Come sa, mi è stato comunicato che le nostre truppe dovrebbero prendere Manila entro i prossimi giorni. A noi è stato affidato l'incarico di ripulire tutta questa zona mentre avanzeremo. Informatori riferiscono di una notevole attività giapponese qui. Per cominciare, elimineremo un piccolo avamposto. Considerata la posizione, forse è un osso duro. Ci penserà lei con gli uomini che porta Mahoney. Ma saranno dei novellini, probabilmente. Ho detto che lei assumerà il loro comando. Chiaro, tenente? Non appena avrà compiuto la missione, mi informi e vi raggiungerò con il resto della compagnia. Sì, signore. Domani mattina, 6:30 esatte. Mi scusi, signore, sono qui i nuovi arrivi. Allora, Mahoney, aspettavamo 8 rimpiazzi. Lo so, ma i giapponesi ci hanno attaccato di sorpresa e ne hanno beccati 2. Uno ucciso, l'altro ferito. Questi ragazzi sono tutti addestrati alla guerriglia, tenente. Tutti tranne della rama. Potranno dimostrarlo. Il caporale Solcedo ha delle comunicazioni. Solcedo! Sì? Hai da darmi qualcosa? Sì. Sì, e poi, soldato. Sì, signore. Nome e grado. Solcedo, caporale Solcedo. Caporale Solcedo e poi? Caporale Solcedo, signore. La disciplina militare va rispettata in qualsiasi circostanza, caporale. Scordarlo è la via più breve per la corte marziale. Sì, signore. Ragazzi, il capitano Douglas. Io sono il tenente Brandt. Snidare i giapponesi è il nostro principale lavoro. Ne abbiamo uno già pronto. Mahoney vi mostrerà i vostri alloggi. Ma prima vi metterò al corrente della missione di domani. Ah!
Mahoney, l'unico modo per raggiungerli pare sia dalla cima. Qualunque altra strada è possibile. Già, si sono piazzati benino. Bene, credo che... Katinding, razza di imbecille, chi ti ha detto di sparare? Nessuno, signore. Devi solo eseguire gli ordini. Mahoney, prendi due uomini. Vedi quegli alberi davanti? Sì. Appostatevi là. Salcedo verrà con me. Copriteci, vi segnalerò quando saremo in cima. これ、君のことです。こちら、大変だ。大将、お願いです。敵が来ました。大佐、次の電話です。大将、大将。あ、いつもそのままとっておいて、進めるのはこれせ。あ、あ、はい、次。 Uno alla volta. E andate a zigzag. Bene. Chi sarà il prossimo? Vuoi provarci tu? Non ci tengo. Dopo di te. D'accordo. Ci sei quasi! Non ce la faccio! T'aiuto io! Presto, cerca di attirare la loro attenzione! Coraggio della rama! Appena Ferrer comincia a sparare, arrivo! Dove t'hanno preso? L'ho spacciato! Oddio! Non voglio crepare! Sta calmo, ragazzo. Riuscirai a cavartela. No! Lo so! Li tengono occupati. Andiamo. Quei musi gialli se ne stanno ben riparati. Non mi va a segno un colpo.
Non farti venire strane idee. Gli ordini sono di non muoversi da qui. Ricevuto, capo. Ricevuto. Hanno usato il jolly. Vieni. Usa il cervello, Salcedo. Può esserci più utile vivo. Su le mani! Guarda! Ecco il segnale! Molto bene. Dinamite. Volevano sistemare tutta la zona. Prendine un paio di casse. Ok. Ora le apriamo. Le leghiamo insieme e le assicuriamo al capo della fune. Ehi. Ma che accidenti stanno combinando lassù? No, che è da so! Mandiamoli giù. Piano, eh? Sì, speriamo che la fune resista. Il carico è piuttosto pesante. Ecco, bravo, così va bene. Faccia presto, non riuscirò a tenerla ancora per molto. La corda è caduta, la recuperi. Sì, la vedo. Tieni duro. Ok. Thank you.
c'è un segno rosso sopra la fune. Quanto ci manca ancora? Oh, più o meno 2 metri. Allora fermo così. Dopo tirato avremo 3 secondi. Ok. Ha funzionato. Ora apri un'altra casa. Avanti, alzati. Ciao. Su, muoviti. Fermiamoci. Perché? Cosa c'è? Ma vi parlo. Forse è nei guai. Già. Aspettiamo un'ora. Se non sarà tornato, avvertiremo il capitano Douglas. Vieni, seppelliamo della rama. Abbiamo dovuto attraversare un tratto allo scoperto e l'hanno beccato. Ho preso io le piastrine e il resto. Ecco. Qui bisognerebbe abituarsi a veder crepare la gente. Ma non credo che ci riuscirò mai. Chiama il capitano Douglas. Bene, tenente. Ferrero, ho saputo che te la cavi con il giapponese. Sì, signore. Il prigioniero saprà certamente di quanti uomini è la guarnigione del prossimo villaggio. Ho capito. Santa Maria Murani. Nihongun, don't cry, oiteruka. Nihongun, don't cry, oiteruka. Oh, san biokoninga. Ha detto 300. Chiedigli se avevano comunicazioni col villaggio. Dokutsukara muramade musenden aruka? Hai. Pare di sì. Forse fa il furbo, ma a noi conviene ignorarlo. Senti se hanno carri armati, artiglieria e se la strada è minata. Senti arui wa taiho aruka? Doro ni jirai, oite aruka? Taiho agaro, doro ni wa. Dispongono di artiglieria, ma la strada non è minata. Tenente, il capitano Douglas è in linea. Bene. Digli che se mente salterà in aria insieme a noi. Sono Brandt. Sì, capitano, è tutto sistemato, ma abbiamo perso un uomo. Della rama. Mi spiace. Comunque, Brandt, noi ci muoveremo domattina all'alba. Ci aspetti lì. Nient'altro da riferire? La strada adesso è ostruita, ma ci penseremo noi. Abbiamo fatto un prigioniero. Dice che nel prossimo villaggio ci sono 300 uomini e artiglieria. Lo vedremo, Brandt. Ci troviamo lì verso le 12. Vai.
Quando vuole, siamo pronti. Fermi! Togliti di mezzo, sto per saltare tutto! No, vieni qui! Vai lì, tieni giù la testa. Contatto! Su, togliete quei rami dalla strada. Bene. Sai una cosa, bellezza, l'hai scampata per miracolo. Che ci fai in un posto simile? Sono fuggita dal mio villaggio. Santa Maria? Sì, i giapponesi stanno smobilitando. Allora non c'era ragione di scappare. Oh, sì, uno dei loro ufficiali voleva portarmi via con lui, non avevo scelta. Così sono scappata da questa parte, sperando di trovare gli americani. Come ti chiami? Pilita, Pilita Cruz. Perché i giapponesi se ne andrebbero? Perché sono rimasti tagliati fuori dai rifornimenti. Chi è il loro comandante? Il generale Takahashi. La tua famiglia è laggiù? No. Mio padre è stato ucciso in guerra. Mia madre è morta 2 anni dopo. E i miei fratelli combattono con gli americani. Non riesco a credere di essere al sicuro e libera. Beh, allora, come ti chiami, di? Pilita. Sei una bella ragazza, Pilita. Ma non pretenderai di essere migliore di noi solamente per questo. Ehi, fa sentire. È importante. Non perdere il contatto. Stanno parlando di una diga, tenente. Una diga idroelettrica. Nel villaggio di, credo, di Santa Maria. Perché non ci hai detto niente? Perché io non so di nessuna diga. Potrebbe dire la verità. Stando alla nostra carta non risulta. Glielo assicuro, tenente, non esiste alcuna diga. Non c'è nient'altro oltre quel piccolo villaggio di montagna. Tenente, sta mentendo. Quello che ho sentito mi basta. Non sto mentendo affatto. Forse l'hai capito male il nome del villaggio detto dalla radio. Io sono sicuro che vuole fregarci. Tenente, è la verità, deve credermi. È legato bene? Sì, signore, come un salame. Io farò il primo turno. Mahoney penserà al secondo. Katinding al terzo. Bene. Tenente Brandt. Sono qui. Che ti preoccupa? La ragazza? Sì. Sono convinto che lavora per i giapponesi. Le ho fatto parecchie domande su Manila. Allora? Beh, direi che è molto abile. Sì, riesce a risponderti soltanto a metà. Oppure, come è successo spesso, risponde facendo altre domande. Hai qualche dubbio che non sia filippina? No, signore. Però parla il Tagalog con un accento che non è né di questa provincia né di Manila. Direi che è piuttosto del sud. Non possiamo che fare una cosa. Stare a vedere, Ferrer. Ok. Thank you.
fare la commedia. Era quello che volevi. È dunque così che la pensa? Me ne frego di quello che combini, ma lascia in pace i miei uomini. So come trattare certe squadrine. E tira giù quella gonna. Sveglia, dov'è la ragazza? Non lo so, signore. Beh, che diavolo aspetti? Guarda dove è andata a cacciarsi. Dai! Finita! Mi dispiace, non volevo farti paura. Come mai tanto gentile? Si è comportato molto diversamente con me ieri sera. Ti aiuto a venire fuori. Su. Anche per ieri sera. Dico davvero. Una sgualdrina non vale tante scuse. Attraversi la strada, elimini quella postazione. Sarebbe difficile senza copertura. Usiamo i bazooka, oppure tentiamo di sorprenderli alle spalle. Sono io che decido. Faccia come ho detto, presto!
Ecco, siamo qui, a circa 10 miglia da Santa Maria. La guarnigione ha 300 uomini e cannoni. Sì, sì, questo lo sappiamo già. Vado avanti. La ragazza ha detto... Ragazza? Quale ragazza? Pelita Cruz. A sentir lei, i giapponesi smobilitano. Ma abbiamo intercettato una trasmissione in cui si parlava di una diga. Una diga idroelettrica. Tenente, non c'è proprio niente in questa zona che possa suggerire l'esistenza di una simile installazione. La mappa mostra possibilità di camuffamento. E potrebbe trattarsi di strutture nuove. Tenente Brand, quello che lei sostiene è assai improbabile. Comunque voglio parlare con la ragazza. Su, chiamala. C'è dell'altro, capitano. La guarnigione è comandata da un generale. Il generale Takahashi. Ora, perché avrebbero mandato un generale in un villaggio di montagna se non ci fosse una maledetta buona ragione? Stanno perdendo la guerra e gli alti ufficiali si possono trovare ovunque. Pelita Cruz. Il tenente dice che i giapponesi stanno per evacuare. Sì, penso che lo faranno oggi stesso o domani. A proposito di una diga idroelettrica, avete qualcosa di simile nel villaggio? Neanche per idea. Questa domanda, capitano, mi è già stata fatta un'infinità di volte, no! Mente, non ho sognato quello che ha detto la radio. Basta! Senta, capitano, se quella diga esiste, è fra le principali fonti di energia per Manila. Mi sembra logico che sia ben custodita e difesa con ogni mezzo. Senta lei, tenente, la ragazza, la mappa e le ricognizioni ci dicono che lei è fuori strada. C'è un solo mezzo per accertarsene. Mi permetta di uscire con una pattuglia. Perdendo un altro giorno, assolutamente no! Ci muoviamo di qui subito e saremo a Santa Maria prima di sera. C'è ancora la possibilità di catturare Takahashi. Il che le porterebbe una nota di merito nella pratica di servizio, giusto? Brand, stia attento, questa è insubordinazione. E adesso in marcia. Il suo plotone starà in testa alla colonna. Mike, ho bisogno di sfogarmi con qualcuno. Cos'è che non quadra? Douglas, lo sai bene. Sarà stato un buon ufficiale a West Point, ma dei 7 uomini persi stamattina, almeno 3 potevano essere risparmiati. Se ne strafrega di noi. Già, infatti. Meglio stare attenti, può finire con una pallottola in testa. E forse neanche giapponese. Signorina Cruz, lei verrà con noi. Grazie, capitano. Vede, io voglio tornare indietro perché non sono più tanto sicura di aver fatto bene ad andarmene. Sì, capisco. Salga. Coraggio, muoviamoci! Ci siamo, capitano. Santa Maria, qual è il suo parere? Il villaggio naturalmente è deserto. Ecco perché non abbiamo incontrato resistenza nelle ultime 10 miglia. Signore, gli uomini sono stanchi. Proseguiamo o sostiamo qui? La ragazza ha detto la verità, Brandt? Sarà buio presto. E per il momento non c'è fretta. Ci fermiamo qui. Sì, signore.
Sono contento di questa decisione. Non ha niente di cui compiacersi. Ci è sfuggito Takashi. Una magnifica occasione mancata. Gli uomini sono in marcia da più di 15 ore. È per questo che passeremo qui la notte. Io tengo alla loro sicurezza, signore. Quindi le chiedo ancora di lasciarmi uscire con una pattuglia. Nel caso non l'avesse capito, le tasche piene di lei e delle sue dannate pattuglie, ma non ha gli occhi per vedere. Il villaggio è deserto. Takashi se n'è andato. D'accordo, capitano. Qui a dare gli ordini è lei. Però l'avverto. Forse stiamo per finire tutti proprio nel bel mezzo di un'imboscata. Perché non vuol rendersi conto del pericolo? Senta, glielo domando per l'ultima volta. Mi lascia andare fuori con una pattuglia o no? Adesso basta, capito? Lei non si muoverà da qui. Questo è un ordine. Non è rimasto nessuno. Spesso i giapponesi evacuano interi villaggi. Non riesco proprio a capire. La gente di qui ora sarà al sicuro in qualche altro posto. Noi verremo soltanto domattina. Vuol tornare indietro con me? No, la ringrazio. Non è necessario. Non mi succederà niente, capitano. E mi auguro che niente succeda a lei e a Brandt. Andrà tutto bene. La troverò domattina. Sì, sì, naturale. Dica a Brandt che lo vorrei rivedere. Mi piacerebbe poterlo salutare. D'accordo, lo farò. Ora si riposi un po'. Ne ha bisogno. Allora, grazie di tutto, capitano. Anche per il passaggio. Non c'è proprio di che. Takashi ha evacuato l'intero villaggio. Quindi il nostro compito sarà molto più facile. La ragazza ha detto che domani mattina la vorrebbe vedere per salutarla. Come? Non è tornata? Ha preferito restare lì. Non abbiamo nessuna autorità su di lei, è una filippina. Non potevo certo obbligarla. Esiste sempre la possibilità che si tratti di una collaboratrice. Se lo è, lei in pratica l'ha riconsegnata a Takashi. Se non lo è, lasciandola giù al villaggio, ha messo in pericolo la sua vita. È necessaria una ricognizione. Stavolta non chiedo permessi. Non servirà a niente. Qui intorno non ci sono giapponesi né altro. Quella diga idroelettrica esiste solo nella sua stupida fantasia. Lei però troverà Pirita Cruz. Questo è fuori dubbio. Thank you.
Vedi niente? All'intera Manila. Manila? Quando sarà finita ne produrrà tanta da accendere tutta l'isola come un albero di Natale. Così mimetizzata gli aerei non l'avrebbero mai vista. Eh già. Andiamo a guardare più da vicino. Esplosivo dappertutto. Ne hanno messo uno uguale ogni 10 metri. E chissà che cosa c'è qui sotto. E allora cosa facciamo? Non possiamo fare molto. Se dovessero distruggere la diga, l'inondazione provocherebbe un disastro. E inoltre addio energia. Saranno tutti collegati ad un interruttore generale. Forse è giù al villaggio. Dai, forza. C'è nessun civile. Andiamo a vedere. Si danno un gran da fare a scavare. Quello deve essere il comando. Seguimi, tieni gli occhi bene aperti.
Quante sentinelle ci saranno? Difficile dirlo. Due, forse tre. Senti, Ferrer, se Takahashi è lì, lo prendiamo vivo, capito? Se ci va bene, chiuderemo la faccenda stasera. Altrimenti questo contro la sua nuca ci permetterà di andarcene. È proprio lui. Ricordati, Ferrer. Vivo. Non ti muovere. Milita. Milita, vieni qui. Kyo ho no. Setsu biwa doka. Chotto mate. Milita. Non hai sentito? Vieni qui. Sapevo che era una lurida spia. Cosa dice? Menishi. Ohe wa. Dice di raddoppiare le sentinelle e di piazzare l'artiglieria. Terepinjin wa mina korosta ka. Boksimo ka. Yoshio. Chitai wa katatsuketa ka. Bastardo, ha fatto massacrare il villaggio! Eri quasi riuscita a convincermi. Raggiungilo! E adesso, nome e grado. Brandt. Tenente Brandt, schifoso. Avanti, avanti, ammazzami come hai fatto con tutti quelli del villaggio. No, non è vero. Dimmi, conosci quest'uomo? Sì. È davvero il tenente Brandt? Sono le 8 e Brandt ancora non si vede, signore. Certo che no, non avrei creduto veramente che tornasse. Beh, pensavo che forse... Sa perfettamente che l'aspetterebbe la corte marziale per quanto è successo. Scommetterei che se ne sta imboscato da qualche parte con quella sgualdrina. Ha detto che intendeva perlustrare il villaggio, capitano. Sciocchezze, forse voleva farlo da principio, ma è evidente che ha cambiato idea. Parker, pronti gli uomini? Sì, signore. Bene, ci muoviamo fra poco. Jamison, tu guiderai la colonna. Prendi con te anche il plotone di Brandt. Sì, signore. Thank you.
Grant. Li ho avvertiti, però erano già dentro il villaggio. Liberami, presto! Un'idea, speriamo che funzioni. Passami quella. Rita, non c'è molto tempo. Takahashi non esiterebbe un secondo a far saltare la struttura della diga. Sai niente di un interruttore generale? C'è unicamente un posto in cui potrebbe trovarsi. Sta vicino al suo ufficio, ma è proibito entrarvi. Allora devo arrivare lì ad ogni costo. お城の方を調査せよ。 Quando te lo dico, accendi. Via!
Cominciavo a temere che non ci saresti riuscito. Ci è mancato poco che finisse così. Andiamo. Tua madre e tua sorella? Uccise, come tutti gli altri. Mi dispiace, Benita. Vieni, sbrighiamoci. Devo vedere cosa c'è rimasto da fare. Vorrà dire da quelli che ne restano. Pazzo. Bronte lo sapeva che ci sarebbe stata un'imboscata. Mezza compagnia già fottuta. Maoni qui è il solo della squadra di Brandt che sia ancora vivo. Questa te la farò pagare, Parker, è molto cara. Non credo proprio che ne avrai la possibilità. Parker, ritorna dai tuoi uomini, è un ordine. Resta dove sei. Ne abbiamo a sufficienza della tua brillante strategia, Douglas. Da questo momento darò io gli ordini. Non ha più il cervello a posto. Assumere il comando con un'arma puntata. Beh, se vuole farlo davvero, prima dovrà ammazzarmi, l'avverto. Ammazzarti sarebbe troppo facile. No, non sprecherò una pallottola. Però la pagherai per aver fatto crepare inutilmente tanti bravi ragazzi. Maoni, chiama il comando. Che diavolo ha intenzione di fare, Brandt? Qualcosa a cui non hai pensato, cioè chiedere l'appoggio degli aerei. Ma potrebbero bombardare anche i miei uomini. Il comando è in linea, signore. Pronto qui, Brandt. Abbiamo urgente bisogno d'appoggio aereo. Quello che resta della compagnia è immobilizzato. La posizione è 85 gradi ovest, 45 nord. Thank you.
Allora, Maoni. 56 superstiti. Dov'è Douglas? Qualcuno lo ha visto? Sì, signore. Morto anche lui. L'hanno trovato vicino a quelle rocce. Forse è molto meglio così. Henner, chiama il comando. Pensiamo tutti la stessa cosa. Forse è molto meglio che sia andata così. Il comando, signore. Pronto qui, Brandt. Sì, signore, la diga è presa, siamo pronti a muovere. Abbiamo perso 75 uomini, con il capitano Douglas. Va bene, signore. Sì, teniamo la posizione, aspettiamo i rimpiazzi. Allora ci fermiamo. Bene. Tenente Mahoney, prendi il comando del secondo plotone. Cosa? Mi serve un ufficiale. E tu sei la persona più adatta. Sì, signore. Attending! Brandt, vorrei parlare con te. Ti vorrei spiegare. No, Pirita, non ha importanza, ho capito. Hai fatto quello che dovevi. Ora ti aspetta la parte più difficile. Mettere insieme i pezzi della tua vita e ricominciare. Ma ci riuscirai.